Dopo mesi di gestazione state per subire un nuovo terrificante episodio di Scienza Brutta, un format che fonde traumi e scienza in un unico grande gelato di masochismo e senso dell'orrido. Ricordiamo che la sua visione non è un presidio medico-chirurgico, non ci assumiamo nessuna responsabilità. Ma prima, un breve momento con il nostro sponsor pupazzo. Signore, siamo circondati! Lo so, ho mio giovane bimbo flaccido! L'onanismo non mi ha reso cieco, ci vedo anch'io! Ma perché lo ha fatto? Perché ha fatto all'amore con la pecora Dolly e si è clonato? E me lo chiedi? Per fare più sponsor e guadagnare più soldi! Ok, signore, ma c'era bisogno di clonarsi così tante volte? Stai zitto! Tu non sai cosa si prova ad essere la star dello sponsor! Avere soldi, pupazze, pecore, gloria, viaggi cosmici ed extradimensionali pagati all inclusive. E persino un posto nello scantinato dove siedono i poteri forti! Eh? È un cazzo! Lo sai quanto mi costa? Voglio più soldi! E più ciliegie! Solo che non avevo previsto che i miei cloni fossero... come dire... così tanto simili a me. Signore, si chiamano cloni proprio per... Stai zitto! Sono tutti arraffoni come il sottoscritto, sti sciacalli! Hanno assunto pure un avvocato per costringermi a dividere i proventi! I miei proventi! Ma chi ve sei in cloaca? Io non divido niente! Mosè divideva! Io un cazzo! Dovete morire male! Per fortuna ho ideato un piano per fermarli tutti! Mario Pupazzo, rilascia il virus! Quale dei due? Quello nuovo! Ah, va bene. Ma cliccheranno? Cliccheranno! Oh, se cliccheranno! Wow! E mi ci tuffo! Sta funzionando! Certo che funziona! Sono la star dello sponsor! E adesso i soldi me li abbusco tutti io! Non così in fretta! Oddio! Uno degli impostori è sopravvissuto al mio virus? Come ha fatto? E poi sarei io l'impostore? È ovvio come ho fatto! Ho usato... Oddio signore, lo sta facendo! Sta per esplodere! Proprio come lei! Che mi venga un accidente! NordVPN! Con NordVPN puoi proteggere la tua navigazione anonimizzando i tuoi dati! Così da avere un ulteriore livello di protezione anche quando ti connetti a reti pubbliche! E con Threat Protection, il suo anti-malware, blocchi malware e bannerloni pubblicitari dai siti! Tipo quello che hai usato tu! Infame! Infame a me! Ma io ti abboffo di mazzate! Sarò per te quello che per il tonno è il grissino! Stai zitto! Inoltre puoi vedere tutto quello che ti pare da qualsiasi piattaforma, di qualsiasi pianeta, di qualsiasi linea temporale mentre scagli un giavellotto contro un molare! Anche il grande indovino anarchico di rete magica di Andromeda! Mago Telma! Allora è così che ho scoperto il mio piano malvagio! E con la feature meshnet puoi mandare file senza limiti di dimensioni e foto delle tue gonadi tra dispositivi senza perdere qualità, allungando il tutto grazie alla prospettiva! Tipo airdrop, ma pure se c'è il computer disegnato sul quaderno! E perché non l'hai usato per avvisare gli altri cloni? Stai zitto! Puoi connettere fino a 6 dispositivi diversi ed avere browser a velocità aumentata! Usando il link in descrizione puoi avere anche uno scontone! Insomma, non hai più uno scusone! Sono io la star dello sponsorone! E ora cosa credi di farmi, ah? Non puoi fermarmi! Non puoi fermarmi! Pulisci! Sempre a me tocca lavare il sangue. Lui fa la star e io lavo il sangue. Che schifo. I paguri, i rastafariani delle spiagge. Che bella la moda pagura, così elegante, così sudata. Come il sottoscritto. E sempre come il sottoscritto indossano cappelli, ma essendo poveri come la merda, in quei cappelli ci dormono pure, ci vivono là dentro e non pagano l'IMU. E poi ci credo che puzzano di pesce. Ma fidatevi, si può stare ancora peggio. Si può stare in affitto, per esempio. O si può essere lui. Compare, fatelo dire, si proprio una monnezza. Ma non è colpa sua. I turisti si sono fottuti tutte le conchiglie sulla spiaggia. Perché, boh, volevano un altro soprammobile brutto da mettere sulla mensola accanto alle bomboniere di pizzo della comunione del figlio del cugino del vicino. E quindi sti qua sono rimasti senza cappelli. E mo come si fa? Dove dormi? Crisi del mercato immobiliare paguro, che nemmeno uno studente fuori sede a Bologna. Ma tranquilli, per fortuna gli esseri umani hanno un cuore. E quindi gli hanno lasciato la monnezza. Un cuore di pietra, si intende. Ed ecco come si reinventa il mercato immobiliare. Bisogna pure ingegnarsi in qualche modo. Cioè, tu pensa, sti quasi menano pure per chi si becca la tua monnezza. Proprio come uno studente fuori sede a Bologna. E vabbè, ha vinto lui. Vanne fiero, compare. Fai schifo. Ciao ciurma, sono io, il dottor Barbascura X, il vostro satiro scientifico. E a questo punto da copione dovrei chiedervi scusa per quanto seguirà, però in realtà se siete qui un po' ve la siete cercata, dai. Bentornati a Scienza Brutta, il format che ti fa male alla natura ricordandoti quanto lei odia te. Però tranquilli, oggi si parla di cosine piccoline e innocenti come i paguri. Come sono carini i paguri, vero? Vero. Sono simpatici pagurini, piccini e strafatti come una zampogna. Tutti tranne lui. Credo che lui abbia sbagliato film. Lui pensa di stare in Mad Max.
A quanto pare un tizio ha fatto una conchiglia di metallo perché, non lo so, non c'aveva un cazzo da fare probabilmente. E quello se l'è preso. E niente. Minchia, paguri da guerra! Siamo fottuti! Internet, il luogo dove il talento umano trova il massimo splendore, eh? Però sì, sappiate che lì fuori, da qualche parte, adesso c'è un paguro incazzato on the rampage. Ma i paguri sono piccoli e innocenti, come il naso di Lupo Lucio. Eppure! E se vi dicessi che lì fuori c'è un paguro di cui molti ignorano l'esistenza, che potrebbe regalarci delle emozioni ben più croccantelle e inquietanti di una semplice, banale, fighissima corazza da guerra? Perché c'è qualcosa di più figo? Sì. Amici, amiche, venditori di xilofoni, membri di questa ciurma tutta, ho il piacere di presentarvi Alfonso, il granchio del cocco. E sì che porco cane, è grosso come un culturista. Come vedete non mi tradisco e come sempre vi parlo di animali bellissimi, stupendi, specialmente se non ci vedete un cazzo. E se non è bello ciò che è bello, figurati lui. Nelle spiagge in cui è presente non si può passare tra gli ombrelloni e urlare cocco bello. Perché è falso! Il granchio del cocco, pericolo pubblico numero uno, abnorme e incazzato, mangiatore di frutta ed innocenti. Una creatura decisamente solitaria che odia il prossimo come se stesso, ma anche i propri simili. Chiunque potenzialmente sul suo menù, ratti, uccelli, carogne e ovviamente altri granchi del cocco, perché senza un po' di sano cannibalismo, signora mia, e dove andiamo? Si sospetta anche che abbia un certo appetito verso gli esseri umani, tutto questo senza considerare quella strana passione verso i gattini. Scusa, che hai detto? Disponibile in diversi colori, rosso, blu, porpora metallizzato e l'asfalto trema! Si chiama granchio del cocco, ma non è un granchio, è nemmeno un cocco, è un paguro. Sì, quel coso è un paguro enorme, un paguro inquietante, gigantesco, maestoso, mastodontico, gargantuesco, tanto che persino Darwin ne scrisse, cresce fino a raggiungere una dimensione mostruosa. No, 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 io ho detto che è mostruoso. Ah! Anzi, ad essere precisi, ho detto che è una merda proprio. Ah no, perché avevo letto chiaramente. E si sono sbagliati, lo so io che ho detto. Na merda. Ah, e vabbè, non ti cazzo. Na merda di animale. Alfonso è il più grande paguro terrestre esistente, con un peso massimo di quasi 5 kg di lento, lentissimo, disprezzo verso il prossimo. Guarda che bestia. Un altro paio di chili sarebbe cavalcabile. Sai che divertimento se fosse un po' più grosso? Tu bloccato nel traffico del raccordo e nel mentre un tizio ti passa accanto cavalcandone uno e ti apre una Fiat 500 come una scatoletta Rio Mare. Sacchi ragazzi. Roba che ti caghi in mano e chiami nell'ordine le frecce tricolore, Batman, gli Avengers e il telefono azzurro e quelli per paura fanno finta di non essere a casa. Oggi siamo qui per Alfonso, una meravigliosa cloaca della natura partorita per ricordarti che anche se ti senti brutto, c'è di peggio. E per scoprire tutti i fantastici modi con cui potrebbe arrecarvi offesa ed infine apprezzarne le epiche gesta. Ma lo scopriremo nel solo modo in cui potremmo fare. Mela! Volevo dire male. Male. Scusate, c'ho fame. Che sguardo, Alfonso! Che muscoli, Alfonso! Che potenza, Alfonso! Il suo nome scientifico è Birgus Latro. E Latro non è mica lì per caso. Sto tizio a quanto pare è attratto dalle cose luccicanti, un po' come mia zia Susina. E quindi le ruba. Latro maledetto. È un furto molto molto lento, il suo, ma deve essere comunque una gran bella emozione rincorrere un paguro grosso quanto un comodino che t'ha fregato la pentola, lo schiaccianoci, il Rolex tarocco e la cintura con la fibbia della Dolce Gabbiani. I'm fast as fuck, boy. Che poi, cosa ci farà con sta roba? La mostra agli altri granchi per farsi bullo? O è semplicemente un kleptomane infame? O le rivende a Giorgio Mastrota? Il problema è che col passamontagna è irriconoscibile. In realtà si è visto che ruba anche altre cose, tipo le scarpe, e tanto che si è ipotizzato che più della lucentezza lui si è attratto dall'odore. Perché c'ha fame lui. E quindi ci sta, rubano il pentolame dove hai cucinato la caponata. Oppure le tue scarpe da ginnastica che puzzano di topo morto. Che lui sono una roba, capito? Tipo un piatto di cannavacciuolo. E in uno studio si parla addirittura di neofilia, ovvero di curiosità innata verso tutto ciò che è nuovo. Tipo quando hai assaggiato per la prima volta il sapone e ti è piaciuto. In pratica sono attratti da quello che non conoscono e questo permette loro di scoprire se si tratta di cibo o no, anche se non l'hanno mai visto prima. I granchi del cocco si sono evoluti in luoghi remoti, dove il cibo è spesso limitato e dove affrontano poco o nessun pericolo da altri animali. La selezione naturale quindi potrebbe aver favorito alti livelli di comportamento esplorativo nei granchi del cocco, forse anche la neofilia, perché ciò consente agli individui di sfruttare l'odore di risorse alimentari rare ma preziose, che altrimenti sarebbero rimaste inutilizzate. Un po' come quando trovi un fungo a terra, non sai se è velenoso o no, e quindi nel dubbio che fai? Lo assaggi. Molto spesso ci muori, ma se non muori, oh, hai superato il test! Puoi iscriverti alle elementari. Comunque fantastico perché potrebbe trattarsi di un classico caso di selezione naturale. Dato che questi tizi si trovano su isole con pochi o addirittura nessun predatore, esplorare è sicuro. Quindi è stato premiato come tratto il coraggio. Figata. Perché è inutile che ve lo dica, ma quello che ama maggiormente rubare è il cibo.
Un po' come me, ladro del cocco, uno di noi! Ma seguiamo il nostro ladro in uno dei suoi incredibili furti. Oggi la missione sarà rubare le offerte dagli altari. Quindi non solo è brutto come le Birdenstock, ma pure blasfemo, porco il cocco. Il criminale, quando calano le tenebre, si incammina senza timore, con decisione. La decisione di un bradipo zoppo, mamma mia quanto è lento! Verso l'altare, dove un'ottima torta è stata lasciata incustodita. Perché sta succedendo questa cosa non lo so. Se fosse un film sarebbe un film brutto di serie B. Se riesce ad arrampicarsi facendo abbastanza silenzio riuscirà... Ma che cazzo fa? Shhh, fa casino. Ma... Porco cazzo. Dai che il furto è quasi compiuto. Ma come cazzo? No! Ma no! Ma cosa? No! Sta a fa un casino. Sbrigati, scappa prima che ti acciuffino, prima che il prete ti benedica con la croce di fuoco. Ma non così! Oh, ma che... Ma porco cane! Guarda che casino ha combinato! Per lo meno di mangiare mangia. Non lo definirei esattamente il crimine perfetto, ma meglio di niente. Chi lo sa che faccia, chissà. Questo decerebrato si può trovare sulle isole tropicali dell'Oceano Indiano e del Subpacifico. Eh sì, anche in Australia, figurati se non stavo in Australia. Non per nulla vi ho parlato di lui, anche i 72 animali pericolosi. E se vi pare una schifezza d'animale pure sovrappeso, tranquilli, non è body shaming, c'avete ragione. I granchi del cocco sono gli invertebrati terrestri più grandi del pianeta e secondo alcuni potrebbero aver raggiunto il limite massimo di crescita per un artropode. Se crescesse un artropode rischierebbe di collassare schiacciato sotto il suo stesso peso, come le aspettative dei nostri genitori verso di noi. Chiaramente disattese. In passato sono esistiti artropodi più grandi, capiamoci, ma parliamo di altre epoche e condizioni, in cui i livelli di ossigeno erano più alti, il che permetteva l'esistenza di simili enormità. Diversi fossili testimoniano che artropodi giganti erano già comuni durante il periodo del Carbonifero, che durò da circa 359 a 299 milioni di anni fa. E infatti io all'epoca non c'ero, o avrei passato il tempo urlando. Durante questo periodo i livelli di ossigeno atmosferico avevano toccato il 30%, mentre adesso è di circa il 21%. Ma perché più ossigeno corrispondeva a dimensioni più grandi? Ah, ci sono diverse teorie. La prima, banalmente, più ossigeno uguale più energia. Uno studio del 2011 invece suggeriva che simili livelli di ossigeno erano molto tossici per le larve e quindi sono diventati più grandi per tollerare meglio questa tossicità. Però, non si sa. Poi l'ossigeno calò e dato che gli artropodi non sono così tanto bravi a controllare la quantità di aria che assumono... Suca! Eh sì, ok, tecnicamente esiste anche il granchio gigante del Giappone e questo è ancora in vita. E lui, in quanto artropode, è effettivamente il più grande esistente in termini di dimensioni. Ma non vale, perché quello vive sott'acqua e vai di spinta di Archimede. Mentre noi siamo qua a parlare di artropodi terrestri. Anche io sono leggiadro come una farfalla in acqua. Oddio, come una farfalla, come una busta della spesa. Però l'acqua ti supporta, ti aiuta a tollerare il peso. Al granchio del cocco invece lo sai che lo supporta? Sto cazzo! Altro che spinta di Archimede, il cazzo di Archimede! E quindi ammiratelo in tutta la sua cafonaggine, la cafonaggine del paguro che ha deciso di diventare il boss finale delle isole. Barbascura, ma perché non se ne va in acqua allora? Grazie per la domanda, mia piccola spermatofora sciolta. Non può andare in acqua, va bene? E perché? Perché moti meno! Ah! Non può andare in acqua perché... Non sa respirare sott'acqua. Ma è un paguro! Hai rotto il cazzo, è un paguro, ma se lo butti in acqua crepa, va bene? Oddio, sento arrivare l'antico stornello da lontano. Figure me, brava. Come quei coglioni che trovano delle testuggini in strada e le lanciano in acqua perché non sanno distinguere un maiale in un pollaio e le fanno letteralmente affogare. Compari, se trovate una tartaruga in montagna, magari, e dico magari, non cagatele il cazzo! In compenso, i granchi del cocco continuano a crescere per decenni. Sappiamo che sicuramente possono superare i 40 anni, ma non sappiamo quanto vecchi possano effettivamente diventare. Alcuni ricercatori speculano che potrebbe superare i 100 anni di età. Un granchio del cocco che è cresciuto per 100 anni che fa? Ti scoperchi a casa, ti mette incinta il SUV, fa il cattivo di Cloverfield. Come ogni crostaceo, man mano che invecchia e cresce, deve fare la muta, cosa che gli capita circa ogni anno. Lascia il vecchio sé e se ne fa crescere uno nuovo, è più grande. Il nuovo esoscheletro all'inizio sarà più soffice, quindi per qualche settimana tende ad essere più vulnerabile. Anche nei sentimenti. E per questo gruppo si defila. Poi gli diventa duro e i sentimenti spariscono. E l'esoscheletro vecchio, gli ingordi in genere se lo mangiano. Altro che mangiarti le unghie. Questo vale per autocannibalismo. Mangiarsi il proprio esoscheletro, questo sì che è volersi bene. Anche se prevedo delle feste di compleanno abbastanza traumatiche. Che invidia quelli che fanno la muta. Immagino che figata se la facessimo noi. Oggi potrei andare su internet e comprare la muta di Keanu Reeves ed esporla in salotto. E io potrei vendere anche la mia di muta. Chissà quanti kebab varrebbe. Secondo te quanto vale? Boh, almeno 3. 3 kebab? Solo? Ma completi? Beh, sì.
Ah, allora vedi. Sfortunatamente sta diventando sempre più difficile trovare granchi del cocco molto grandi. Un tempo riuscivano a diventare così grossi perché non avevano predatori, ma gli esseri umani, e soprattutto gli animali e le specie aliene che questi si sono portati dietro, ne hanno causato un declino della popolazione pazzesco, al punto che ora, in certe aree in cui prima si trovavano, sono considerati estinti localmente. Ma di questo parleremo a breve. Comunque anche per questo che sono qui, per convincervi ad aiutare Alfonso, anche se è brutto come la merda. Lasciate che viva secondo i suoi principi, lasciateli fare ciò che ama, lasciate che si nutra dei nostri corpi, dei nostri pargoli, dei nostri mici. Scusa, in che senso dei nostri mici? Sì, una lunga storia, poi ne parliamo. No, in che senso dei nostri mici? E ora la storia di Alfonso. In che senso dei nostri mici? Come le più grandi tragedie, la vita di Alfonso è iniziata in mare, quando sua madre, Carmela, ha rilasciato le uova fecondate nell'oceano. Sì, lo so, sta twerkando. Ma è così che rilasciano le uova, al ritmo di rumba. Una volta finito si allontana fischiettando e chi si è visto si è visto. Barba scura, ma come vengono fecondate le uova? Come fanno all'amore i granchi del cocco? Grazie per la domanda, mio piccolo spermatozoo unto di dolore. Ehi! Come in genere accade per gli artropodi, quindi anche con gli insetti per dire, i maschi non hanno dei veri e propri peni, non fanno degli schizzi sette di gioia, no, come intendiamo noi almeno. I maschi fanno la spermatofora, che suona male come sembra, è una pallina, un sacchetto pieno di sperma. Se siete venuti comunque a vedere lo spettacolo Amore Bestiale a teatro, o siete venuti in generale, saprete già tutto. Ah, a proposito, sono usciti i biglietti per i nuovi spettacoli, trovate tutto quanto in descrizione. Venite già venuti, possibilmente. Dicevo, la spermatofora, potete immaginarla come una pallina, un ovetto Kinder con la sorpresa sbagliata, una supposta carica di piacere, che lui va a posizionare fisicamente dentro un orifizio nell'addome della sua lei. Francamente non troverei la cosa molto eccitante, mi darebbe la stessa emozione di mettere una felpa nell'armadio, un galbanino nel frigo, però chi siamo noi per giudicare? Le parafilie le abbiamo inventate noi alla fine. La femmina userà quel sacchetto di sperma per poi fecondare le uova, che lei trasporta esternamente. Le vedete? Eccole là, guarda che schifo. È così che immagino una ascella non lavata. Se ci pensate, rimorchiare per un granchio del cocco deve avere delle sfumature molto diverse dalle nostre. Ciao, vuoi scopare? Ok, ecco a te. Grazie. Ciao, stammi bene. Ciao. Ti odio! E quindi ecco Carmela, con tutto il suo bel caviale ascellare. Tra cui c'è anche Alfonsino. Questo qua. E lui, da brava mamma brutta, le sue uova le cura, le muove, le protegge, come faccio io con i taralli e le cipolle. Se le tiene al sicuro per circa 5-6 settimane ed infine è pronta a deporle. E qui la cosa si fa complicata, perché le uova lei deve deporle vicino al mare. Solo che Carmela non sa nuotare e non sa manco respirare sott'acqua, dirla tu. Questo potrebbe essere un problema. E qui parte una cosa che ha ispirato Giochi senza frontiere. Aspetta la notte che cali il sole, che altrimenti si cuoce come una frittata e non è bello. Poi deve attraversare la scogliera, che in genere odia il mondo ed è fatta di punte appizzute cattivissime che offendono pure i parenti. È un po' come se tu fossi incinta e per arrivare in sala parto ti facessero camminare in corsia in ospedale davanti a un tappeto di mattoncini Lego buttati alla cazzo di cane. Immagina. Uguale, uguale. È lì come il maestro albino che ammira l'universo, seduto sul bordo della terra piatta. Lei ammira il mare incazzato che presto si prenderà i suoi piccoli. E a quel punto si avvicina all'acqua, si aggrappa forte allo scoglio e aspetta l'alta marea e l'onda buona. E al momento giusto inizia a twerkare come se non ci fosse un domani. Ogni volta che una nuova onda la sommerge, lei twerka per rilasciare i piccoli in quella che sarà la loro nuova vita. Una vita di merda. E così si è ritrovato al mondo Alfonsino, solo e incarognito, già in mezzo al campo di battaglia, nelle vesti di larva natante in preda alla marea. E poi dicono che il parto acquatico è quello meno traumatico per il bambino. Ditelo al cazzo di granchio del cocco! Vi ho detto che i granchi del cocco non respirano sott'acqua? Ho mentito. In effetti la loro vita inizia lì, in acqua. E fidatevi quando vi dico che è un inizio di vita proprio di merda. Loro nascono come larve, dipendenti interamente dalle correnti oceaniche per muoversi. Che tu forse non lo sai, ma quel che noi chiamiamo plankton è solo una manifestazione di razzismo nei loro confronti. Lo zooplankton non è una cosa, ma un fottio di piccolissimi animaletti marini, minuscoli, di tantissime specie, che sono così piccoli che tanti organismi filtratori, come le spugne e quella betoniera della figlia di Mr. Crab, si mangiano. No, non voglio insultarla. È solo che è una balena. Le balene sono mammiferi ingurgitatori infami di plankton, ad essere precisi di krill. Spalancano la bocca e come una moto trebbia a gasolio, tutto se lo mangiano sto plankton, tutto, indistintamente. Come paranza, senza manco sapere cosa si sono ingollati. Mangiati e cagati da una balena, che manco Geppetto. E così anche lui. Alfonso, questa bestia, questo coso destinato a diventare enorme, ha iniziato come plankton pelagico ed è stato trattato da pastura. E se già questo fa un sacco ridere, immagina che bello che quasi tutti i suoi fratelli larve smollati da Carmela creperanno male e solo una manciata riuscirà a sopravvivere alle prime settimane di vita. Ah,
Che ridere. Ci sono tantissime bocche da sfamare sulla barriera corallina. Bocche come i coralli stessi. E qui mi prenderei qualche minutino per spiegarvi questa cosa. In tanti pensano che i coralli siano delle specie di soprammobili del mare, messi lì giusto per fare un po' di colore. Ma il cazzo! I coralli sono dei polipi. Attenzione. Questo non è un polipo, questo è un polpo. Se vedete che sul menù di un ristorante c'è scritto che servono polipi, dovete chiamare il proprietario e dare fuoco al locale. I coralli invece, quelli sì che sono polipi. Sono degli animali, carnivori tra l'altro, che vivono in grandi colonie e costruiscono le barriere coralline incalcite. Cacciano usando i loro tentacoli urticanti pieni di nematocisti, delle cellule che sparano aghetti urticanti con cui paralizzano le prede di passaggio. In questo caso, le larve dei compari di Alfonso. Basta il più flebile tocco e una volta immobilizzate le prede vengono ingurgitate immediatamente, vive e crude. Che bella la natura! Questo mi fa riflettere molto sulle sensazioni che provano le cozze in Puglia. E così centinaia se non migliaia di giovani terminano il loro viaggio. In compenso i coralli sono belli satolli. Alla fine, mors tua, vita mea. Ah, un sacco di larve sopravvivono alla fame vorace dei coralli. Ma finiscono comunque malissimo, smarmellati sugli scogli della corrente. Che bello, il patè di larve. Bisogna rivalutare il parto umano. Cioè, sti qua appena nati fanno la guerra. Mentre loro sfuggivano alla morte, io avevo un esercito di persone attorno, preoccupati perché piangevo che non riuscivo a fare il ruttino. Mi sento una merda adesso. Restano in questa forma larvale per circa un mese. Se riescono a campare, se riescono a campare, passano allo stadio successivo, la seconda trasformazione, quella che nei paguri viene chiamata larva glaucotoe. È tipo Freezer di Dragon Ball che va a step. In questo caso la larva glaucotoe sarebbe lo stadio con la testa allungata e gli spuntoni, quella fase orrenda, la fase anale praticamente. Restano così per circa 2-3 settimane. A quel punto, da bravi paguri, si cercheranno il guscio di un gasteropode come casa. E lì, al riparo nel loro cappello, si sentono coraggiosi. Si sentono vogliose di esplorare, diventano anfibie e si trasferiscono sulla terraferma in cerca di vendetta. Questo stadio post-larvale li trasforma in giovani granchi del cocco che continuano a portare la conchiglia ancora per 1-2 anni. Anche perché il cappello spacca, dai. E solo verso il terzo anno d'età, quando il loro esoscheletro sarà bello formato e indurito, ecco spuntare un violento e potente granchiazzo del cocco pronto ad affrontare questa nuova avventura da rampollo single in un mondo di possibilità. Ma perché non possono più tornare in mare una volta lasciato? Beh, perché le branchie si sono trasformate in un nuovo organo, il polmone branchiostegale. Questa è una figata. Cioè, in pratica, le branchie si sono specializzate in un nuovo organo, quest'organo a metà tra una branchia e un polmone, che però gli permettono di respirare sulla terra ferma. Possiamo interpretarlo come un adattamento evolutivo, un compromesso. Ancora una volta, i miracoli dell'evoluzione. Forgiato da mille avventure nei mari, superate le insidie e gli ostacoli della terraferma, è così che Alfonso diventa il pagurone che tutti noi conosciamo e amiamo. Un pagurone che è già superstite di un'infanzia travagliata. La corazza a lui non gliela fornita la natura, ma il suo passato. Evviva Alfonso! Lo chiamano granchio del cocco. E secondo te perché? Perché il cocco gli piace un botto. Cioè, la noce di cocco è dura e questo la spacca a pizzichi. Le sue chele sono tra le più grosse del regno animale. Nel dubbio non stringeteli la mano. Potreste ritrovarvi a raccogliere dei wurstel carnosi da terra. Eh sì, parlo delle vostre dita. A maggior ragione non avvicinatevi il cazzo. Le loro chele sono asimmetriche e per qualche ragione la chela di destra è sempre più grossa di quella di sinistra. Insomma, un po' come te. Con le loro chele possono generare una forza pazzesca, quasi paragonabile alla forza del morso di un leone adulto. Non che mangi solo cocco, è un divoratore opportunista. Mangia a casa di amici, parenti, alla mensa aziendale. Mangia qualsiasi cosa, altra frutta, piccoli animaletti, carcasse in decomposizione e perché no, gattini addormentati in veranda. Ma l'hai detto? I suoi principali predatori sono l'essere umano e altri granchi del cocco. Ah, il cannibalismo, bambini. Ma che cosa hai detto? Ma vediamo come apre le noci di cocco. Che cosa fai, gattini? Io per aprire una noce di cocco scendevo da casa mia in strada e la battevo contro lo spigolo del marciapiede mettendo in piedi uno spettacolo circense per il vicinato e poi urlando catro quando si apriva. Per lui la cosa sembra molto più semplice. Per aprire una noce di cocco, rimuovere tutta la parte esterna e fibrosa dal frutto. Questo processo potrebbe richiedere anche intere ore, a volte giorni. Ma ne vale la pena. Oh, se ne vale la pena. A quel punto praticano un forellino attraverso uno dei buchetti del cocco. Quelli che pare che la natura li abbia creati appositamente per metterci una cannuccia, presente? E lì finalmente si succhiano tutto il liquido e poi lo spaccano e si mangiano la polpa. Il cocco è così importante per la loro alimentazione che nelle aree in cui questi alberi non ci sono, loro sono grandi la metà. E comunque per Bob che potenza pinza. Faccio un po' di tutto, pinzio, stronzio. Occhio, pure se lo trovate piccolo, non è che lo puoi trattare in questo modo. C'è pur sempre una tronchese come Kela. Ecco, appunto. E ritorna l'antico stornello, parapapà.
Oh God. Ci sono un sacco di video su internet diventati virali di sti qua che spezzano cose con la facilità di un trinciapollo sotto steroidi. Video che... vabbè, internet, gente, internet. Pretty hard stick. È inutile che provi a staccarlo, ormai quel bastone è suo! Immagina che divertimento andare a giocare a golf e ritrovarti loro che vogliono giocare con te. Che ridere. Ma gli ha spezzato il mazzo da golf? Evidentemente stava perdendo. Poi vabbè, il caso umano su internet lo trovi sempre. Tipo questo. Che dopo aver svuotato lo zainetto di scuola e dato in pasto le pinze di un granchio del cocco, di tutto, penne, matite, squadre, l'intera cartoleria, gli dà pure questo. Here comes the ultimate test that I have been waiting for. Questo era il momento che stavi aspettando? Davvero? Devi avere una vita piena di emozioni. Già che hai un fidget spinner. Vabbè, ma poi cosa ci vuoi fare con quel... oh no. Glielo mette davvero tra le pinze. Ma è un blocco di metallo, quello mancano a pressa idraulica lo robe. Ma cosa cazzo? Perché? Il granchio del cocco giustamente si ribella, provando a combattere l'idiota a singolar tensione. Now it's clear, it doesn't have significant damage over it. No, non è strano. Io non so che cazzo ti aspettavi. Sono solo deluso che le sue chele non abbiano causato danni significativi su di te. Still spins very well. Ma cosa cazzo ti aspettavi? Ripeto, siamo su internet, non mi sorprendo più di nulla. Io di recente, ad esempio, ho scoperto che dopo 26 anni è tornato di moda il complotto delle scie chimiche. Dopo 26 anni! 26 anni. Quanti ricordi, quante cose sono successe in 26 anni e quanti bei soldoni della Big Pharma! Comunque, ok le chele, ma pure la presa di Alfonso è mostruosa. Non è solo capace di andare in orizzontale, ma pure in verticale. A lui piace un botto arrampicarsi, alla fine. Cosa che gli risulta spesso molto molto utile. Perché, come ho detto, non solo cocco, anche altra frutta, oltre ai gattini. Hai sentito? Ha detto di nuovo! Che cosa fai, gattini? Trovano il cibo grazie al loro olfatto, che è molto avanzato se paragonato a quello di altri crostacei. Infatti hanno evoluto, in modo convergente, un sistema olfattivo simile a quello degli insetti, con delle antenne piene di chemorecettori, in grado di percepire molecole nell'aria e quindi la presenza di cibo anche da distanze mostruose. Quindi occhio a lasciare roba ammuffita o insanguinata fuori dalle vostre case o i gattini in veranda. E aridai. In compenso, prendeteli in considerazione come alleati per sbarazzarvi dei vostri cadaveri. Che uno non sa mai dove metterli, sti cadaveri. Ma torniamo alla storia di Alfonso. Qui era grandicello, aveva circa 30 anni. Non era ancora lontanamente pienamente cresciuto, eppure, va che pettorali, il suo acuto senso dell'olfatto lo ha fatto mettere sulle tracce di questi bei frutti da palma, di cui si stanno ingozzando però questi piccioni imperiali. Anche tantissimi suoi compari sono accorsi, in preda a una fame vorace, limitandosi però a banchettare solo dei resti. Quelli che i piccioni sbavano dagli alberi. Comunque io mi fisso troppo a guardarli mangiare sti qua. Con quale eleganza raccolgono il frutto con la punta delle loro chele e se lo poggiano delicatamente in bocca. Guardatelo, con galateo proprio. Che io quando mangio una granita faccio un casino. Non riescono a vedere quel che prendono, ma la punta delle loro chele ha una sensibilità assurda. E niente, pare che stiano mangiando col cucchiaino. Mangiano meglio di alcuni miei conoscenti sti qua. Adoro. Non sapevo di averne bisogno, ma ne voglio ancora! Più granchi del cocco che mangiano! Col cucchiaino! È super rilassante, è più rilassante di quelli che si spremono i punti neri. Ma se pensate che Alfonsino si accontenti degli scarti, vi sbagliate. Anche perché ci sono un po' troppi paguri a questa festa e qualcuno sta iniziando a fare brutto. E qui partono le mazzate! Ma mentre il testosterone incombe e quelli si menano duro, Alfonso, che evidentemente è studiato, fotte il sistema e scala la vetta della società pagura. Sta palma ha un tronco quasi verticale, ma Alfonso si sente un circense, un trapezista, un avventuriero. Lui scala, scala senza paura, fino a 50 metri di altezza, nonostante il tronco sia spesso troppo liscio e privo di appigli e quindi... Poi c'è pure vento, Alfonso, state attento. Oh, c'è da cagarsi in mano. Se casca si trasforma in un meteorite questo. E poi... marmellata pagura. Ma sti cazzi per il cibo, questo è altro. Noi popolo dei perennemente affamati siamo con te, Alfonsì. Fratello Alfonsì, vai che ce la fai, vai che ce la fai. Fallo per noi, fallo per noi. E alla fine giunge al traguardo. Si erge sui plebei ignoranti che ha lasciato sotto, che ora possono guardarlo solo dal basso verso l'alto, in tutta la sua regalità. E così inizia a mangiare sbavagli addosso, tronfio di successo, come un sovrano sul suo trono di taralli.
Sei Alfonsino, dai! Te ne vatta Alfonsino, dai! Ma com'è successo che l'evoluzione ha partorito una simile schifezza di animale? Senza offesa, Alfonsino, ma fai proprio schifo. Tranqui. Ecco, ho cercato delle informazioni nel nostro archivio pirata e ho trovato un documento dell'epoca che potrebbe darci delle risposte. Qual è la sua specie preferita? Ma dai, che domanda mi fate? Io odio tutti allo stesso identico modo. Capisco, ma se si dovesse sbilanciare? Un pochissimo? Non i panda! E questo era chiaro. Su via! E va bene, lo confesso. Ho sempre trovato molto affascinante l'idea di avere appendici bifide. Bifide. Poi trovo che gli occhi peduncolati abbiano un non so che di intrigante. Ma che schifo, ma che dico? Poi la loro coda si chiama Telson. Senta che bello. Telson. Ma, oh, ha una carica erotica così. Ma che schifezza! Telson! Ma, oh, sì! Ma cosa sta dicendo? I crostacei, va bene? Mi piacciono i crostacei. Ho un feticcio per i crostacei. Ma di tutti, non uno solo. Tutti. Ah, non ce lo saremmo mai aspettati. Croccanti fuori, teneri dentro. Vedili che belli, eh. Quanto sono fiero di loro. Mi vengono quasi tutti e sette capezzoli turgidi. E allora sarà felice perché abbiamo una sorpresa per lei. Oddio, per me. Perché abbiamo invitato qui qualcuno che le farà molto piacere salutare. Oddio, chi è? Osvaldo Calapide? Chi mi avete... Ciao. Oh, cazzo! No! Non di nuovo tu! Sono un paguro. No! Tu non sei un paguro! Tu sei una merda! L'avevo detto io. Sono un paguro. Ah! Sono un paguro. Ah! Ma signore ha evoluzione. Perché rinnega la sua opera? Io non rinnego niente! È colpa sua se fa schifo! Sono un paguro. Stai zitto! Guarda che se ci ripenso, ma tanto mi ruota ancora il barluzzo! Qualche milioncino di anni fa sto coso era normale, piccolo, carinissimo, un paguro normale. Poi cosa mi hai chiesto? Ah? Cosa mi hai chiesto? Dillo a tutti! Di diventare grosso! Esatto! Di diventare grosso! Voleva diventare grosso lui! E io gli avevo detto che sarebbe diventato una monnezza di animale, ma lui... Gli ho detto, ti faccio un pochino più grosso, va bene? Senza esagerare! E tu cosa mi hai detto? Più grosso! Esatto! Insomma, guardati che schifo! Sono un paguro! L'ho capito io che sei un paguro, ma me lo spiegherò agli altri! Io addosso a te non volevo manco metterci i titoli di coda, fai un po' te! Poi terrestre! Ma come cazzo ti viene in mente? Terrestre! Ho dovuto fare un casino con le brachie, uno sbatti assurdo, una schifezza proprio! Ma forse abbiamo una buona notizia per lei! Ti stai estinguendo? Non solo! Il nostro amico da allora ha messo da parte un po' di gettoni evoluzione ed è qui proprio per chiederle di rimediare ai suoi errori! Ah! Vabbè, immagino che... si possa sicuramente fare di meglio. Insomma, peggio di così non c'è pericolo. Quanti gettoni evoluzione hai? Tre! Tre! Solo tre! Ma porca... Tutto sto casino per tre gettoni evoluzione! Porcazzo! Vabbè, dato che sei qui immagino che non mi costi nulla. Applausi! Sai già come spenderli? Voglio... Ah, aspetta, aspetta! Dato che oggi ho già i coglioni girati, per piacere fai attenzione a quel che dici. Considerando quel che sei, io avrei dei suggerimenti. Per tre gettoni evoluzione posso darti... Vediamo... Il diventare invisibile quando nessuno ti guarda? Oppure il diventare virale su internet? Cos'è internet? Lascia fare, un botto di cibo gratis. Oppure 100 minuti di chiamate SMS al mese? Che sono gli SMS? Una roba che usavano gli antichi, lo so. Oppure la capacità di costruire armi da fuoco? Questa è bella. O le ascelle che profumano di cumino? Oppure la capacità di cadere nel sonno? Oppure ce l'ho! Considerando che sei un paguro che se cade in acqua muore, che ne dici della capacità di nuotare, eh? Io voglio mangiare i gattini! Scusa, non ho capito. Voglio mangiare i gattini! Ma che cazzo dici?! Voglio mangiare i gattini! No! Non, non lo puoi fare! Ma vediamo tutti i cazzo tutti qua! Poi tu mi hai rotto i cazzo! Levati con sta cazzo di videocamera! Tutti! Ma avete salato proprio la benamata sbranza! Ma io voglio mangiare i gattini! Non li tocchi i gattini, va bene! I gattini mi piacciono, i gattini sono belli! Hanno speso bene i loro gettoni, mica come te! Merda! Li ho fatti perfetti i gattini, capito? Perfetti! Tutti amano i gattini! Non li puoi mangiare i gattini! Ma non aveva detto che i suoi preferiti erano i crostacei? Ho cambiato idea, vabbè! Mi fanno cagare i crostacei, viva i gattini! Ah, ma abbia un po' di comprensione! Vaffanculo! Avanti, chiedimi qualcos'altro, dai! Se riesci a non farmi incazzare ti regalo una parrucca! Voglio mangiare il cocco! Il cocco? Oh, ok, vabbè. Direi che è un progresso, cioè. Anche se, boh, il cocco è duro. Cioè, proprio duro. Potevi sceglierne uno più semplice, più tenero da mangiare. Come i gattini? Va bene! Tom! Ora mangi il cocco! Merda! Porca caretta! Però non so come sia successo, ma sti qua, come un cesso pubblico, ora si nutrono di qualsiasi cosa si trovino davanti. Anche le tartarughine appena schiuse, che già nascono malissimo, poi c'hai pure il più grosso artropode terrestre a inseguirti. Ah, e ovviamente i gattini, alla fine, se li mangiano. Che cazzo stai facendo? Mangio il cocco! Quello non è il cocco! Ah, purtroppo, contrariamente a quanto pattuito, i locali affermano che i granchi del cocco adorano rapire i gattini dalle verande e farne panino. Ma tra quelli, non questo gattino. Che bello questo gattino. Questo gattino non lo tocca nessuno. Voi invece dovete scappare, raga, che questo è pazzo! È pazzo!
Ci tengo a precisare che non ci sono paper che dicono ufficialmente che mangino gattini. Ah, vabbè, allora. È più una cosa aneddotica che ci raccontano le persone che vivono in quelle zone. Ma basta con questi gattini! Ma c'è questa intervista dell'ecologa e studiosa di granchi del cocco, Michelle Drew, del Max Planck Institute, che ne parla, nel caso. E a proposito di predazione e gente con la testa a capocchia su internet, mi sono imbattuto in un video dove questo gambero viene portato a cospetto del re paguro. Due secondi dopo, si dimentica come si vive. In seguito, il tragico ritrovamento. Un suo compare gambero, molto triste, gli organizza un funerale. E niente, questo è internet 2023. Decedo! In un'occasione è stato visto il cognato di Alfonso mangiare un sulapiedi rossi, un uccello marino di oltre mezzo metro. Ingordo maledetto. E non è stata una cosa casuale. Il granchio si è arrampicato su un albero, nel cuore della notte, approcciandosi all'uccello mentre dormiva, afferrandolo per le ali, rompendogli le ossa. A questo Freddy Krueger gli spiccia a casa. L'uccello è caduto e lui lo ha seguito per finire il lavoro. Perché non si lascia mai un trauma a metà. Mai! Con sadismo gli ha preso l'altra ala e gli ha spezzato pure quella. Insomma, gli ha spezzato le ditine, una a una. Ti strappo le scapole e ne faccio due posacenere, ne faccio. E poi ha indugiato sulla sua preda. Con lentezza, parsimonia e orrore. A quanto pare il sangue ha anche attratto altri esemplari. Almeno una ventina di altri granchi del cocco sono accorsi per servirsi del banchetto diversamente vivo. Già essere un uccello su alcune di queste isole è una cosa terrificante. Poi ci si mette pure il più grande paguro terrestre che viene a pigliarti sull'albero nel cuore della notte mentre dormi. È una tragedia nella tragedia. Ad esempio, una delle isole su cui vive Alfredo è Christmas Island. Christmas Island, isola che si chiama così in quanto non ci mette più piede Babbo Natale da quell'increscioso incidente. Ok, non è vero. Fu chiamata così da William Minors, che l'ha visto il giorno di Natale del 1643. Banale. Era meglio Babbo Natale. È costituita da una fittissima foresta che rende la vita molto difficile agli uccelli acquatici, che una volta caduti potrebbero non avere abbastanza spazio e tempo per volare via attraverso la vegetazione troppo densa. Questo si traduce col diventare un ottimo falafel da sporto per i nostri amici incazzati. Oh my God. E niente. Non siate tristi, potete sempre vederla così. Sta provando a rianimarlo. Sta provando a praticare chirurgia. No, asportandogli parti del corpo per riattaccargli le... E vabbè. Ma può sempre andare peggio. Su quest'isola ci sono alberi di pisonia, che una volta l'anno producono dei semi appiccicosi che ricoprono interamente il terreno. I granchi se ne fottono la puppa, riescono a passarci comunque, ma per altri la storia è abbastanza brutta. Ma brutta brutta. Tipo per lui, Jerry l'uccellone, che... si è completamente ricoperto di semi. Non ho idea di cosa abbia fatto per finire così. Pensava che fosse una piscina di palline e ci si è tuffato di testa, non ne ho idea. Per ora sono cazzi per Jerry, perché costacciola che vola via. Da oggi la sua vita è questa. Un sulapiedi rossi appiccicoso come un lecca-lecca sul marciapiede. Ma perché i semi fanno questa cosa infame? L'idea è di attaccarsi alle piume o al corpo di animali per essere trasportati da loro lontano, distribuendoli poi a casaccio in giro. Il problema è che a volte si ricoprono fino a sto punto. Si impanano in pratica. E mo che fai, eh? Che fai? Un secondo uccellone a questo punto arriva sul suolo. Ogni passo potrebbe portare al disastro per lui. Deve andare via il più velocemente possibile. Tutto gli si sta attaccando addosso. Ma per fortuna ce la fa. Ce la fa. Sotto gli occhi di Jerry, che invece è completamente smerdato e non ha che da aspettare. Se non se lo mangia un paguro, muore comunque, perché dove deve andare? Diventerà dell'ottimo concime per la pisonia. Oddio, la pisonia lo ha predato in un certo senso. Lo ha ucciso che poi se lo mangia. Inquietante. Perché non c'è pace e anche le piante ti vogliono morto. Che vita di merda. Comunque, come detto, il granchio del cocco non si fa mancare niente. Non disprezza nemmeno le carogne. Di conseguenza anche le carogne umane per lui, non è che siano tanto male. Non che ci siano tanti casi documentati nella storia. Tuttavia, si specula che durante la Seconda Guerra Mondiale molti soldati feriti o morti non vennero ritrovati proprio perché vennero ingollati da sticosi. Non che ci sia da stupirsi. Secondo alcuni, Alfonso potrebbe essere addirittura responsabile della sparizione di Amelia Earhart, la famosa aviatrice dispersa nel 1937. Era stata la prima donna ad aver pilotato un aeroplano attraverso l'Oceano Atlantico e stava puntando a fare il giro del mondo sul suo Lockheed L-10 Electra. Poi, durante una traversata verso Howland Island, sparì dai radar e non venne mai più ritrovata. Una delle teorie afferma che il corpo non venne rinvenuto perché i granchi del cocco lo trasportarono in una zona appartata e se lo mangiarono senza manco condirlo. Tre anni dopo, nel 1940, sono state scoperte delle ossa spolpate su Nicomoro Island, un'isola che si trova nell'area della sparizione. Qui si aprono delle speculazioni. Appartenevano quelle ossa ad Amelia? O si trattava di un altro essere umano? Alfonso continua a negare di c'entrare nulla con l'accaduto, anche se non riuscì mai a spiegare dove avesse preso quella sciarpa e perché avesse un Lockheed L-10 Electra parcheggiato nell'hangar. Erano presenti segni e fratture ossee che secondo alcuni potrebbero essere compatibili con le posate di Alfonso. Ma
un'altra cosa strana era che questi resti erano lontani dal presunto luogo dell'incidente. Quindi, se fosse davvero Amelia, o ha provato a spostarsi ferita fino a quel punto e poi è stata spolpata, oppure sono i cugini di Alfonso che se la sono portata in giro come un marsupio e poi se la sono spolpata. Non che sia una teoria tanto bizzarra, sono voraci spazzini, come dimostrato in un esperimento nel 2007 condotto dal Tiger, che voleva provare a vedere se questa cosa fosse possibile. Hanno piazzato una carcassa di maiale a terra e delle videocamere sugli alberi. E il timelapse che ne è risultato è una delle cose più disgustose, ma allo stesso tempo soddisfacenti, che abbiate mai visto. I granchi del cocco, aiutati dai loro cugini più piccoli, i pagurini Cenobita perlatus, hanno divorato interamente la carcassa in una sola settimana, con calma, perché sanno gustarsi le cose buone, spolpandosi le ossa e sparpagliandole in ogni dove. Una voracità e cafonaggine da competizione. Non ho mai visto nessuno mangiare così. Ah, aspetta, quelli sono dog? Oh! Ah, ok. Qualcosa di simile potrebbe essere successo ad Amelia e a chiunque abbia avuto la fenomenale idea di farsi morire male dalle loro parti, in realtà. Quindi adesso l'ipotesi è: riusciremo a trovare qualche loro tana in cui giacciono resti umani che si sono portati da sporto? Ehi, non parliamo di una remota ipotesi. Stanno già utilizzando cani alla ricerca di resti umani e hanno già trovato diverse tracce. Quindi, niente, così. No, guarda che ho trovato io nella sua tana. Si chiama Umberto. Questo è suo. Era suo. Lo vuoi? Toh, come nuovo. Più o meno. Comunque, chi t'ha multa al fosi in monnezza? A questo cane, evidentemente, non importa, perché ha deciso che questo Hannibal Lecter crostaceo dovesse essere il suo migliore amico. Perché sì, nonostante la loro possanza, avranno sempre comunque che loro a che fare con dei rompicoglioni. A riprova del fatto che non importa quanto tu sia grande, avrai sempre a che fare con loro. Non c'è niente che tu possa fare per evitare la cosa. Ti cercheranno, ti troveranno e faranno quello che gli riesce meglio, cioè romperti i coglioni. Qui vedete due ratti che sono interessati al cocco che Alfonso sta mangiando. Ma fatevi i cazzi vostri! Cerca di rubarglielo. Non sembra notare che quello è tipo un trattore con le tronchesi. No, è quello, poraccio, gli fa: oh, e dai, e vai via, e te ne vuoi andare. Ma niente, quello là sta, là rimane. Porco paguro. Poi ci sta che qualcuno perda la pazienza. Non mi dovete rompere il cazzo! Immaginate di uscire di casa e di ritrovarvi davanti a una di queste bestie enormi. Immaginate. Ad esempio, non troppo tempo fa, nella città di Oahu, si chiama così. Wow! Nelle Hawaii, comunque. È stato trovato un enorme granchio del cocco che se ne passeggiava allegramente per i cazzi suoi. Così. Non si erano visti esemplari dal 1989 in quell'area. What would you do if you find a giant crab crawling along a busy street? Box it up and take a picture. At least that's what one confused family in Salt Lake did. Beh, è quello che bisogna fare anche con la propria dignità. Se la trovi, la metti in una scatola, però prima ci fai una bella fotografia per dimostrare a tutti che ce l'hai anche tu. They literally can be as big as a trash can and you know, that's why people are worried. A crab that big can do some damage if it's wandering around trying to find things to eat. Compare, lo dici perché non hai visto i problemi che posso creare io quando c'ho fame? Dobbiamo smettercela con questa discriminazione verso noi affamati. Comunque lasciateglielo là un cadavere, che quello s'accontenta. Volete sapere come sarebbe vivere il mondo dagli occhi di un granchio del cocco? Beh, sappiate che oggi possiamo regalarvi questa emozione, perché qualcuno gli ha piazzato una GoPro in testa. E niente. Come vedete, c'è dell'eccitazione. È una vita tipo piena, piena di colpi di scena la loro. Tipo questo. Va là, No? Va bene, così per dire. Ma torniamo a vedere dai nostri archivi pirata come se l'è cavata Alfonso dopo il suo arrivo sulla terraferma. Qui aveva solo 3 anni di vita. Aveva abbandonato da poco la sua casa cappello ed era ancora uno scapocchione, lontanissimo dall'essere quella malabestia muschiata che diventerà. Qui è piccolo, ma sai che c'è? Ha una fame boia. Pure io, compa, pure io. Per fortuna rileva del cibo pure a chilometri di distanza, come vi ho detto. Bella per te, beccati che bella noce di cocco. Ma, oh no, sono arrivati i bulli adulti, i boomer della bocciofila, con più di 4 kg di peso la canotta lorda di sugo, e il giovane Alfonsino giustamente si caga in mano e fugge e si nasconde. Dovrà attendere ancora per la sua vendetta. Se ne resta lì, 4-4, muto, quelli manco si sono accorti di lui. Eppure la vita, come ormai saprete, è una merda, e quindi si è beccato a zampata in faccia, pizzuta pure. Fuggi Alfonsino, fuggi, che questi sono pazzi. E quello fugge Alfonsino, ma si ritrova faccia a faccia con i suoi cugini, i granchi rossi. Al momento Alfonsino è così un merdino piccino che rispetto a lui questi sembrano enormi. Su quest'isola se ne stimano 50 milioni, sono ovunque e sono incazzati. Lo si denota dal colore.
Sono rossi loro. Alfonsino è circondato. E che cazzo! Urla! Mentre Stimaranza lo mettono in mezzo. Vuoi Alfonsi che vuoi? Le botte, ah? Sì, vuole le botte, vuoi? Io voglio le mazzate! Alfonsino a questo punto, che ricordiamo è uscito dall'acqua relativamente da poco, acqua dove ha subito traumi di ogni sorta, ecco, ha il vago sospetto che pure sulla terraferma, in fondo, la vita è una merda e quindi fa la cosa che gli riesce meglio. Fugge Alfonsino, fugge! Ma c'ha ancora fame! Non si può campare in sto mondo cane senza mettere manco un micino sotto i denti, dai! Finalmente eccolo, a 20 metri sulla sua testa. È un frutto dell'albero del pane, che si riconosce facilmente da quello dell'albero del pene, perché non è felice. Il frutto dell'albero del pane, con quello ci prende le bruschette da paura. Ovviamente è irraggiungibile per lui, non se la fida ancora a scalare gli alberi. Gli mancano ancora attrezzatura e autostima. Diversa è la storia per le volpi volanti, che invece stanno là a mangiare con la bocca aperta, strafogandosi in faccia a lui. Oi! Me ne dai un po'? Dammi un po' di cibo! No, Emme! No! Ma sei stronzo! Non te lo do! E adesso? No! Per fortuna quando mangiano le volpi volanti sbavano come un vecchio senza dentiera e qualcosa riesce ad arrivare anche a lui. Che culo! La sbobba! Ma visto che la vita è una merda, a un certo punto si mette pure a piovere. Ma che cazzo? Pensavo che ci avessi pure sete! Insomma, se ci fossero ancora dei dubbi, la vita è una merda. E in compenso gli hanno dedicato canzoni. Vedi qua che ho trovato. Hiding out in all the trees, cooking a crab, cooking a crab, overthrowing monarchies, cooking a crab, cooking a crab. Ho pensato che alla fine di questo video ci sarebbe molto bene una sigla. Che sigla? La sigla di Alfonso. Chi è Alfonso? Lavora. E a fine video la sigla di Alfonso. Ma chi è Alfonso? Ma chi sei? E c'è pure chi lo ha come pet, come un gattino che si mangia i gattini. Ciao Michè, una domanda un po' inaspettata, ma io ricordavo che tu mi avevi detto che avevi un granchio del cocco. Lo hai ancora? Perché sto facendo il prossimo video su quello. E nel caso ti vengo a trovare. Minchia Barba, cosa mi stai dicendo? Cosa mi dici? Ma cosa mi dici? Mi è morto ieri. Ti giuro, sono tornato dalla Germania, ho controllato tutti gli animali e proprio lui è morto. No, niente. Ammazza, c'ho il tempismo nel sangue. Va che precisione, manca a farla apposta. Che non si dica in giro che ne azzecco una. Ma ve l'ho detto, Alfonsino è in cerca di vendetta. È solo questione di tempo. Alla fine l'avrà. L'avrà. Oh, se l'avrà. Su isole come Christmas Island, una volta l'anno si verifica un evento maestoso. La grande migrazione dei granchi rossi, dove orde di cosetti rossi si muovono verso la costa, dove faranno all'amore e deporranno le uova in un tripudio di gioia. È un viaggio tranquillo e simpatico, almeno fin quando. A quanto pare c'erano dei banditi che aspettavano il momento giusto per l'imboscata. È un'imboscata! Sono i terribili granchi del cocco, briganti, ladri, maledetti, capitanati da Alfonso. Ora non fanno più i bulli con Alfonsino, eh. Ora Alfonsino ti alza i tufi, coi bicipiti. Venite qua, vieni qua, a merda, a merda. Tanto di qua di passa, piace. Certo che sono agguati lenti, molto, molto lenti. È lento chi insegue, ma è lento pure chi è inseguito. Pare una moviola. Sai cos'è un pelino più eccitante di questo agguato? Questo sasso. Per di più, diciamocelo, come cacciatori fanno abbastanza cagare. E insomma, tutto sto casino per fargli l'agguato, ma non è detto che riescano a mangiarli, eh. Prima li devono prendere. E niente. Dai che ci provo. Dai, niente, nada. Dai, dai che ce la puoi fare. Dai che ce la puoi fare. Dai. Ma allora mi prendi per il culo. Oh no! Ce l'ha fatta! Ce l'ha fatta! Miracolo! Ah! Questa fa male, e vabbè, brutale. Vendetta! Nonostante di base dovrebbe essere venerato e temuto come una creatura lovecraftiana, noi esseri umani ce lo mangiamo. Cioè, non io, intendo in genere. Io mi limito ad ammirarlo con dedita preoccupazione e distanza. Comunque sì, se lo mangiano. Ma ti puoi mangiare una roba di una coattaggine simile? Ma devi baciare a terra che non ti spolpa nel sonno. Come sempre, una volta cotto, il suo esoscheletro diventa rosso. Inutile dirvi che perlomeno c'è un botto di polpa in the house. Lui prova ad opporsi, ma non basta. Lasciami andare, pezzo di sciolta! Non che si rendano difficili da catturare, mortacci loro. Cioè, la gente si fa passeggiate e se li ritrova davanti. A quel punto non resta che coglierlo, come un fungo, come un sasso da terra. Tanto quello che fa, mica scappa, è scemo. E comunque se scappa non riesce a distinguerlo da quando cammina e basta. È lento, è tanto.
tanto lento. Non ti avvicinare o ti ammazzo con le mie pinzacce che... Tu? Oh, oh no! Come conoscevi il mio unico punto debole? Essere preso da sopra! No! E se non lo trovi passeggiando, in quel caso basta piazzarci delle esche, che poi non è altro che una noce di cocco aperta. Poi ci torni là la notte e beccati chi c'è. Tradito dal mio amato cocco! Non amerò mai più! Eccovi un tizio che prende un granchio del cocco non esattamente adulto, lo pulisce con uno spazzolino e lo mette sulla piastra. Poi se lo mangia, con una leggerissima faccia da culo. Spero che ti caghi morendo. O muori cagando, fai un po' tu. Cosa che tra l'altro non è impossibile. Sono stati già riportati diversi casi di intossicazione al seguito del consumo di alcuni amici di Alfonso, tipo in Nuova Caledonia. Due casi, deceduti. I sintomi? Sintomi gastrointestinali, grave bradicardia con marcata ipertensione e infine asistolia. A cosa erano dovuti? A quanto pare quei pagurazzi si erano mangiati frutta velenosa, tipo i frutti delle piante del genere Cerbera. E questo aveva reso velenosi anche loro. Vendetta! Ma questo è un caso raro, continuano comunque ad essere apprezzati come delicatessen e per questo abbondantemente catturati. Alle volte presi dalle isole e spediti nell'entroterra, dove vengono serviti a 30-40 dollari a singolo Alfonso. E questo è in realtà un casino, perché i nostri amici sono in grave pericolo a causa della perdita di habitat, come tutti del resto. Tenete presente che di base non avevano tantissimi predatori su queste isole, o almeno gli adulti non li avevano. I piccoli, come avrete visto, muoiono appena li guardi male. Si mangiano pure i coralli, porco cane. Ma di base il maggior pericolo per i granchi del cocco erano altri granchi del cocco, come gli esseri umani per altri esseri umani. Poi siamo arrivati noi, non si è capito più niente ed abbiamo iniziato a mangiarli. Ma non solo, ci siamo portati dietro un sacco di specie invasive, come maiali, cani, gatti, e sto qua con la faccia da cazzo. È un po' come se di colpo al centro di Roma ti trovassi gli orsi polari, le tigri, le arpie e Gerry Scotti col simbionte. E tu dici, oh, ma non dovrebbero essere qui, che strano! Ma intanto un orso polare ti ha dato una pizza in faccia e devi andarti a riprendere la faccia dal palazzo di fronte. Mentre a chi vuole essere milionario, il conduttore ti fa delle domande appeso al soffitto. Ma se con specie aliene si tende a pensare a predatori grandi, ecco, molto spesso in realtà si tratta di malattie, oppure animali piccini, piccoli, ma pazzi in culo, come le formiche pazze gialle. E se ti chiamano formica pazza gialla, significa che sei proprio pazza in culo e gialla. Tipo, ste qua, sulle isole abitate dai granchi del cocco, non dovrebbero esserci. Ma più di 50 anni fa arrivarono con le navi, e da allora si sono diffuse. E chi le ferma loro? Una vera e propria invasione aliena avvenuta con mezzi di trasporto umani, con tutti i problemi all'ecosistema che comporta. Ne sanno qualcosa i piccoli granchi rossi, che appena nati vengono aggrediti con una violenza indicibile, per la gioia del piccolo Alfonso, che non vorrei ripetermi, ma non posso esimermi da ricordare che la vita è una merda. E ti dirai, ma cosa potrebbe mai fare una formica contro una bestia del genere? Ma nemmeno con un bazooka. Un Gundam ci vorrebbe. Lui è circa 800.000 volte più grosso di queste formiche. È l'equivalente di me contro Godzilla. Purtroppo le formiche non frega un cazzo quanto tu sei grande. Quando difendono la colonia da qualcuno che pensano essere un intruso... E guarda un po', quell'imbecille non si è reso conto di essersi piazzato su un formicaio. Fase 1. Le poche formiche che stanno attaccando iniziano a rilasciare un ormone che serve a segnalare alle altre stronze di attaccare! E di colpo sei il bersaglio delle ingiurie, che già ti devasta l'ego. Così arrivano i rinforzi, che con la precisione di piccoli cecchini sabotatori bastardi iniziano a prendere di mira l'unica parte scoperta del vostro cavaliere corazzato, le giunture, su cui iniziano a rilasciare acido formico. Poi attaccano gli occhi accecandolo. A questo punto lui inizia a fuggire, ma non può scappare dalla loro furia. E niente. Così cade un cavaliere enorme, un gigante, un Godzilla, che poteva campare pure più di un secolo, ma no, ha incontrato delle formichine pazze in culo. Schiacciato da delle cafone minuscole e imbruttite. Ora, come ormai si fa sempre in questi casi, per provare a controllare questa invasione di formiche stanno provando a utilizzare il biocontrollo. Stanno provando a rilasciare delle microvespe parassitoidi. No, non queste. Lo so che quando si parla di rilasciare una specie per controllarne un'altra, uno storce il naso, giustamente, vedete che abbiamo combinato in Australia. Però le cose sono cambiate. All'epoca non si facevano tanti studi preliminari. Adesso invece sappiamo molto bene cosa succederà in seguito al rilascio. In questo caso, prima si sono chiesti, come mai queste formiche sono così tante? Non ha senso! E si è capito che sull'isola c'erano anche le cocciniglie. Anche questa è una specie aliena che abbiamo portato noi. Evviva! Le cocciniglie si nutrono della linfa degli alberi e rilasciano l'eccesso come sostanza zuccherina. Questo eccesso viene mangiato proprio dalle formiche, che così hanno trovato una fonte incredibile e inesauribile di cibo con cui possono crescere spaventosamente nella loro megacolonia. Questa vespa parassitoide parassita le cocciniglie, deponendoci dentro le proprie larve, mentre quelle sono vive, che nella crescita mangeranno la cocciniglia dall'interno, mentre quella è ancora viva. E così le formiche non hanno più questa incredibile fonte di nutrimento e dovrebbero calare in numero. Dovrebbero. Prima di rilasciarli hanno fatto più di 10 anni di studi per assicurarsi che non ci sarebbero stati effetti negativi, quindi boh, speriamo. E comunque non è solo con le specie invasive che stiamo minacciando il granchio del cocco, ma anche con la perdita di habitat. Occhio, che è un problema serio. Immagina di essere un porca merda, che cazzo è, ti viene un coccolone ogni volta. Tu vuoi solo attraversare la strada, andare dall'altra parte, perché lì ci sono delle fantastiche noci di cocco, belle sode. Vai compare, vai che c'è, vabbè. Oh,
Mi sa che non ce la fa. Come potete vedere, il suo compare empatizza molto con la cosa, dato che gli passa accanto come tu passi accanto a un piccione morto sul marciapiede. Lo sceriffo si ritrova davanti alla scena del crimine. Dopo un'attenta, oculata analisi, decide che il colpevole sono i suoi terribili nemici. Le autovetture! Tra l'altro deve pure levarlo dalla strada, perché altrimenti l'odore di decomposizione attirerebbe altri granchi del cocco affamati. Sai com'è? Il cannibalismo, signora mia. Che bello è il cannibalismo. Tutto questo sta causando un declino pazzesco della popolazione del granchio del cocco, al punto che in alcune aree, come dicevamo all'inizio, è considerato estinto localmente. Questo è successo ad esempio in Madagascar e in alcune aree australiane. Pensate, un animale che già vive in Australia, si è trovato a giocare sul server in modalità difficile e noi gli abbiamo portato pure altri boss e tagliato le coperture. Dobbiamo difendere ste merde, anche se sono brutti come la merda, quindi lasciate che facciano ciò che gli fa star bene, ciò che amano, lasciate che mangino i vostri amici, i vostri pargoli, i vostri amici, anche voi se serve, e muti, muti. E così si conclude questo nuovo viaggio nella natura brutta, in cui abbiamo risposto a un sacco di domande che nessuno si era posto, però sì, cosa abbiamo imparato oggi, bambini? Che la gente ignora i tuoi traumi infantili, ma apprezza il tuo essere balchi. Che non importa quanto tu sia grosso e cattivo, ti verranno comunque a rompere il cazzo. Che twerkare ti permette di riprodurti, che anche se lo nascondi dietro una corazza solida e spessa, dentro in realtà hai un animo tenero e soffice, che potrebbe essere arrostito alla brace in un altro emisfero. E ovviamente che la vita è una merda, e tu c'hai ragione ad essere incazzato. Ammazzo tutti, ammazzo. E intanto che sono stressato, io torno a fare la mia nuova cosa preferita della vita: guardare i granchi del cocco che mangiano. Sì, guarda che soddisfazione. Quello di cui tutti avevamo bisogno e non lo sapevamo, ora lo sapete. Meglio dei tizi che si spremono i punti neri, ve l'ho detto, incredibile. Sempre in gamba, un salutato a to... Ah no, aspetta. Prima di andare, qualche piccolo annuncino per la mia ciurma. Sono disponibili le nuove date dello spettacolo Amore Bestiale, ci vediamo a teatro, pirati. Ho creato un canale di scienza brutta for kids, per infanti e per le scuole, così anche i bimbi possono essere divulgati male. Però ho censurato la bestialità, così non mi denunciate e vai. Sul secondo canale, Barba Scura Extra, rivoluzione! Ogni lunedì alle 14 esce un nuovo video. Non questo lunedì, perché è uscito Scienza Brutta, però in genere ogni lunedì. E stiamo pubblicando delle cose molto fighe che non hanno nulla da invidiare al canale principale, quindi oh, ci vediamo là. E infine è uscito Il Satiro Scientifico, il primo libro rivista di satira scientifica in Europa, in realtà del mondo, ma ne parleremo. Io sono il curatore e molto figo, dai. E così siete aggiornati, più o meno. Ci vediamo in giro, pirati. Un salutazzo a tutti da Barba Scura Ex! Alfonso il granchio del cocco, 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 ti apprendo come una scatoletta di tonno, 5 kg di lentezza, inarrestabile, esoscheletro d'acciaio, indistruttibile, mangeranno uccelli tutto il regno animale, nemmeno tua nonna lo potrà saziare, silenzioso e letale come Solid Snake, le sue piene sono peggio delle Miracle Shake, è venuto al mondo, se lo vedi di le tue preghiere, padre nostro chi t'ha morta, partito come Plankton, ora è peggio di un mecca, confronto Cthulhu sembra uscito da un video dei me contro te. Alfonso il granchio del cocco, ho visto bestie meno spaventose mentre giocava a Bloodborne, non altro che le sono trecce a pollo, Freddy Krueger vai a casa adesso Alfonso a toglierci il sonno. Alfonso, Alfonso, sulle chiare! Alfonso, il granchio del cocco, ti apprendo come una scatoletta di tonno, 5 kg di lentezza, inarrestabile, esoscheletro d'acciaio, indistruttibile. Alfonso, il granchio del cocco, ti fa fuori la biologia, logico in un nanosecondo, era solo un innocuo, sai che tiro di sperma, lui era l'animal dei mari della terra, ferma. Ok, è vero.